chi vuole entrare nel mondo del vino bisogna intanto che esca tanto dal proprio guscio e vada fuori e abbia il coraggio di ascoltare, abbia il coraggio, diceva Kant, di sapere, sapere aude, e tramite quello costruisca la propria professionalità sulla relazione e sulla competenza. Essere ancora il primo master wine italiano di sempre vuol dire diverse cose. La prima, quella più positiva e più dirompente, è quella di aver dato un messaggio forte al di fuori dell'Italia di quanto oggi il nostro paese si possa sedere a tavoli che prima in qualche modo non gli spettavano. Allo stesso modo, nei confronti degli altri studenti, degli altri miei amici, si tratta di aver in qualche modo rotto un tetto di cristallo che significa che si può fare e che quindi presto rimarrò soltanto il primo, ma non l'unico, molto sperabilmente. Il fatto di aver avuto il titolo di MW mi ha chiaramente dato una riconoscibilità, per il momento un'unicità, e che mi ha portato a ottenere tante soddisfazioni e tanti riconoscimenti. Tra questi, essere parte della classifica 40 Under 40 per il vino di Fortune è per me una delle più grandi, perché si tratta veramente di entrare in un'altra elite, in un altro Olimpo. È particolarmente importante che chi ottiene dei risultati specifici nel proprio settore poi li possa anche in qualche modo espandere e poterli comunicare anche attraverso certe operazioni, certe classifiche.